Io, mamma, te, tu, passeggiamo per Toledo. Gentili amiche, cari amici, buongiorno da Andrea e da Domenica Che Barba, il 7 di maggio. Andiamo avanti, una buona giornata con non poca emozione, perché chiaramente mi urge, così mentre bagno, informarvi che ho cambiato il device con cui mi sto filmando. Ecco, non è più una GoPro Hero 4, ma è una Lumix G100. Andiamo a parlarne a breve, ma che non diventi poi l'argomento principale, perché rischiamo poi di perderci. Acqua calda. Sì, perché nonostante abbia cercato di non farmi travolgere, come tanti, dalla passione della tecnologia, no? Dove poi diventa un narcisismo, diventa l'edonismo reganiano di chi, anziché dare un servizio o per passione filmarsi, rincorre la tecnologia, senza poi rendersi conto che poi perde, diciamo, l'importanza, il contenuto, che invece è il motivo per cui tutte le domenica mattina, Domenica Che Barba, è online per voi su YouTube dalle prime ore del pomeriggio, salvo chiaramente l'upload e il rendering, la costruzione minima di questi video, cui dedico un po' di tempo anch'io. Ringrazio innanzitutto Stefano di Unimog Italy, che in questi giorni, prima di partorire questo acquisto di questa camera, mi ha dato molte dritte interessanti. Lui è un bravo operatore, lui monta con dei software, diciamo, professionali, e dedica molto tempo più di me, fa dei video molto più belli di me, ma fa anche video importanti all'esterno, recensendo prodotti tipo le mini motoseghe elettriche, tipo gli Unimog, di cui lui è veramente un cantore, veramente un grande esperto. E con il Floyd, il furbo, scusate, abbiamo cominciato questa mattina sperando che il fuoco non tradisca, come spesso dicono che questa macchina può dare delle, magari dei ritardi sull'autofocus. Andiamo avanti, ho già avuto, grazie a Michael che si è fatto la barba prima di me, l'agio di trovare confezionato già in parte attivata la cremacella dall'aloe vera, sempre dalla scatola delle meraviglie di Vincenzo Pitrelli, che saluto augurandogli una buona domenica. Qui oggi rasatura milanese, rasatura non dico standard, perché comunque insomma è rasatura storica, perché come vedete Cella è nata nel 1899, cioè sono tanti anni che questi signori sono sul mercato, quindi non possono che fare dei grandi lavori. Mentre andiamo a bagnare, aspettiamo che il verzolino si prepari, e bagnando adeguatamente con questo già arredato pennello Yaki Brush, come vedete in fase di prosecuzione, di prelevamento di schiuma dalla ciotolina direttamente della nostra cella, andiamo a raderci. È stata una settimana che è arrivata alla fine dopo i fasti del primo maggio, dopo la propaganda di cui, andando a bomba negli highlights, il video di Giorgio del primo maggio, avete visto lei che sembrava che camminasse per le stanze di Versailles prima di fare quella grottesca opera di propaganda che è stato a far vedere che loro lavorano il primo maggio, o magari non lavorano il resto dell'anno, perché non mi sembra che stiano facendo molto, ma insomma questo serve moltissimo per acchiappare consenso. Si sa che la propaganda è una delle portanti proprio tecniche delle campagne elettorali, non solo della destra, ma in particolar modo della destra, ma non voglio fare dei distinguo ideologici, anche perché non esistendo più l'idea, come la ricordavamo noi, è impossibile a lei agganciarci e fare delle considerazioni che non hanno senso. Io sono già stato un po' ripreso da alcuni che mi hanno additato di essere un partigiano, non di sinistra, ma di parte, insomma, quindi radermi facendo politica. Non è vero, faccio politica, magari mi piace leggere di politica, certamente, perché è l'ossatura di tutto quello che scriviamo. Andiamo avanti nelle highlights. Crolla un ponte in Calabria, questa è comunque politica, costruito 9 anni prima, il ponte a Longo Buco che collegava la Sila col mare, crollato, per fortuna un funzionario solerte dell'ANAS ha pensato di chiudere il traffico, ma tipo 20 minuti prima che crollasse tutto poteva essere una tragedia. Andiamo ad aggiungere un po' d'acqua, molto ben compattata la cella, devo dire, Micro nella prima fase ha incamerato acqua, poi si è, come si può dire, compattata, e certamente restituisce anche con un pennello sintetico come questo Yaki delle interessanti soddisfazioni. E quindi questi sono i mali del nostro paese. Sono stato proprio a Verona mercoledì, si apriva Samotera Asfaltica, una fiera di settore dedicata alle tecnologie delle strade. Ha parlato una brava ingegnera che ha sostituito un certo ingegner Caraffa che non si è fatto vedere, quindi è dovuto
rappresentarlo. E proprio il giorno prima si parlava di strade, pare che le province che avevano avuto in affidamento da ANAS le strade le hanno restituite all'ANAS in condizioni che vi lascio immaginare. Insomma, quindi il nostro territorio crolla a pezzi, continuano a parlare del ponte sullo stretto, di grandi cose che peraltro, anzi, se voi guardate sui giornali, addirittura è stato comprato una pagina a pagamento, mi pare sul Sole 24 Ore, per comunicare agli italiani che è all'inizio la prima pietra della nuova diga foranea del porto di Genova, investimento 1,3 miliardi di euro. Quindi, se siete a Genova, se avete da parcheggiare un bel 15 metri nel porto di Genova, sarete contenti. Invece voi altri, come noi, che la barca non l'avete, siete solo destinati a pagare il conto, come quando si paga la Romagna, cioè quello che mangia due pizze, due antipasti di cozza alla marinara, un dolce e due amari, voi mangiate poco perché non volete diventare così e pagate anche il conto per quelli. Comunque, la rasatura si fa oggi con un... fatevi gentile, eccolo qua. Qua cerchiamo di affidare al nostro autofocus di questo obiettivo in bundle, vedete ogni tanto il fuoco in effetti un po' fatica, e per cominciare a fare la nostra rasatura della domenica, con cosa ci radiamo? Con delle Bolzano Super Inox, eccole qua, queste lame che io adoro, non abbinate proprio a tutti i rasoi, ma che comunque sono in tonse, le apriamo e facciamo la prova della cola abbassando il volume a Radio Bue, della provincia di Padova. Voi non lo sapevate, ma è un jingle, un ritmo che incalza da questa mattina, questo College Alt Indie Rock, provincia di Padova, universitaria padovana, potrebbe essere un canale indie degli studenti, però per fare la prova della cola bisogna assolutamente abbassare il volume della radio universitaria, andiamo a mettere vicino ai tre microfoni tecnologia Ozzo by Nokia che attrezzano la Lumix, in realtà poi io ho il solito zoom con microfono lavalier che è quello che ho appeso qui, quindi penso userò il mio microfono Zoom che è sempre di gran lunga meglio di qualunque audio integrato. Andiamo a fare la prova della cola. Ottimo punto di cola, Bolzano, alle lunghe una sì, l'altra no, attaccamento sul fondo assolutamente presente con punto di cola visibilissimo. E qua mettiamo alla prova l'ottica a tre quarti di questa vlog camera, boh, chiamatela come volete, forse riuscite ad apprezzare, addirittura penso di averlo, no, messo dalla parte giusta. L'autofocus, andiamo a completare l'allestimento del ferrazzo. Oggi sarete in giro, c'è molta gente qua, ieri molti stranieri con le biciclette, ieri piccola passeggiata a Castiglioncello prima di pranzo, mare meraviglioso, strutture tenute molto male come spesso accade qui, ma tanti turisti vengono, così ragionano gli operatori turistici nei luoghi della dolce vita e del sorpasso. Voi ben sapete che sono stati girati in quella baia molti film, molto bene, il Bolzano che lasciamo cantare con i soliti colpi di rastrello che Alex Urs mi ha anche insegnato ad eliminare, ma come vedete non sono ancora riuscito a farlo. Con passaggi lunghi e distesi. Il Fatip. Lavora bene. Radio Bue è andato in sold out, anzi in, come si può dire, ecco appunto, avete appena detto, quindi locale Italia, stazioni evidenziate, proviamo a ritornare, purtroppo è stata una disco radio 80 e adesso non trovo più, non voglio passare tutta la mattina perché è partito Radio Mambo, ecco, proviamo a cambiare, poi vedremo se non è soltanto un time out della rete. Radio Mambo è una radio di Roma, facciamo una piccola pausa, mi perdonerete questo shift, ma se Radio Bue non canta, Radio Mambo si fa ballare. Ehi Mambo! Sentite, è il ritmo caraibico brasiliano. Ma è per caso cominciato il carnevale di Rio? No, forse no. Qualcuno mi ragguagli. Io non amo la musica latina, quindi fra poco staccherò questa invadente stazione, perché obiettivamente va bene tutto nella vita, e magari provo con Studio Radio. Oggi andiamo avanti così. Studio Radio, primo passaggio completato con il nostro Fatip, che vediamo in dettaglio. Forse non vi ho fatto vedere l'esposizione, ma riuscirete ad apprezzarla, mi auguro così. Bene, secondo passaggio.
radio pop non si capisce di dove. Molto generico, bene. Andiamo avanti nel frattempo con gli altri highlights, perché oggi ne abbiamo diverse di cose da raccontare. Mio Vio, restituite il PC a Bebevio. Bebevio martedì è stata rapinata del suo zainetto in un ristorante di Roma da ignoti che purtroppo non hanno avuto, ma probabilmente non ne manco capito, che povera donna, anche lei avrebbe potuto essere risparmiata, come tutti del resto, perché non esiste crimine amplificato dallo stato di, come si può dire, debolezza fisica come la grande atleta Bebevio purtroppo subisce sulla sua pelle. In ogni caso ha chiesto, implorando i ladri quantomeno di dargli i documenti di una sua tesi, perché si sta laureando, proprio si laureava in questi giorni. Non so se questo sia accaduto, non ho letto notizie che abbiano, in cui si dica che abbiano ritrovato la borsa, lo zaino, i documenti di Bebe. Comunque in bocca al lupo per te, maledetti bastardi, quelli che ti hanno rapinata, a cui auguro ogni male, veramente, perché sono cose veramente indecenti. Roma è invasa dai turisti, ieri non si riusciva a girare, c'era un articolo sui giornali stamattina, a Roma tutto a pieno, stanze affitti a prezzi folli, è successo qualcosa? Boh, voi se siete a Roma fatemi sapere. Amici romani di Facebook mi hanno confermato che ieri non si riusciva neanche a girare in macchina. In ogni caso, vabbè. Questo secondo passaggio, sempre bella copertura, molto compatta, anche forse un po' troppo asciutta, ma andiamo a predisporci al secondo passaggio. E andando avanti, non so se avete letto che Barack Obama ha parlato alla Mercedes-Benz Hall di Berlino e sono stati invitati molti VIP che hanno pagato prezzi mediamente di 80 euro fino a 3.000 se volevate fare un selfie con l'ex presidente americano. Quindi voi capite che Obama, insomma, anche lui probabilmente deve fare i conti, allora non fa più niente per passione e quindi va in giro per il mondo a fare la star, facendosi pagare profumatamente. Procedendo, abbiamo avuto sempre a proposito di Calabria, e magari sono due notizie collegate, un blitz della DDA, Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio, che ha portato dentro 108 persone con sequestri in tutta Europa, soldi riciclati in ristoranti, principalmente a Roma. Sempre lì, caschiamo. Quindi la malavita scatenata. E abbiamo in ultimo un appunto, anche una segnalazione editoriale, che è il libro di Marco Bernardini, giornalista di Tutto Sport, che era amico del povero Edoardo, figlio dell'avvocato Agnelli, che ricorderete nel 2000 si buttò da un'altezza di quasi 100 metri su un ponte dell'autostrada Torino-Savona. E intanto contropeliamo. Lui si considerava amico di Edoardo perché Edoardo gli aveva detto: mi raccomando, di qualcosa di me nei tuoi libri. Lui l'ha poi prontamente fatto molti anni dopo. E lo riteneva amico perché Edoardo gli aveva proposto anche, gli proponeva ogni tanto di mangiare spaghetti agli olio in piena notte, insomma. E ricordo in questo libro, che deve essere interessante da leggere, che l'avvocato, quando arrivò sul posto con grande Stevens, arrivò per primo, guardò il figlio e disse: povero figlio mio, non credevo che avessi tanto coraggio. Radiamoci. Mentre volano le vendite di auto in Europa, più 26 su marzo. Vabbè, questa situazione in cui leggevo che con l'aumento di nuovo del tasso di 0,25 punti, comprare un'auto in 15 anni costerà 8.000 euro in più rispetto a due anni fa, conviene comprarsi le cose quando si hanno i soldi, non vivere sul debito, andare a blagare con le macchine lunghe quando poi sei costretto a pagare il doppio per andare al bar a farti i negroni, hai capito? Ecco, per questo compra le macchine lunghe. Comunque molto bene, direi che siamo quasi pronti al terzo passaggio, andiamo a correre perché abbiamo sulla lavagna parte estero, i droni abbattuti su Mosca il giorno di mercoledì, che hanno ricordato un po' l'impresa di Mattia Rast, che ricorderete, il giovane tedesco arrivò con un piccolo Cessna sulla Piazza Rossa, quindi questo dimostra che negli anni i russi non hanno capito niente, ma stanno portando purtroppo ancora molti attacchi su Bakhmut. Re Carlo III incoronato ieri all'abbazia di Westminster insieme alla sua consorte regina Camilla, ex Parker Bowles, che ha mantenuto il doppio cognome come una santa anche qualunque, come ha detto il buon Masneri. Re Carlo ha mantenuto il suo nome, non si è chiamato un altro nome come era logico, come era tradizione, quindi ha mantenuto il suo nome di Carlo.
E abbiamo poi invece sul mondo dello scacchiere del Mar della Cina molte tensioni in cui la Cina minaccia Taiwan, Macron aveva minimizzato il problema, no? Non sapendo che poi le fabbriche europee che costruiscono auto e quindi l'industria europea è tutta legata completamente ai componenti che vengono prodotti nell'isola, quindi l'America è pronta a intervenire in sua difesa. Abbiamo invece negli obituari una bella notizia, finalmente una morte che mi ha fatto impazzire dalla gioia. È finito il Covid, Ghebreyesus, ieri finalmente, direttore generale dell'Istituto Mondiale della Sanità, ha definito finita la pandemia dopo 3 anni, fantastico, possiamo andare in giro come di fatto stanno già facendo da oltre un anno, e del chi se ne frega, ma chi se ne frega, chi laurea, Lumiera, dorme in tenda in piazza Leonardo da Vinci davanti all'Università Statale per protestare contro il caro affitti. E allora, caro affitti, come ha scritto bene Mattia Feltri, che ha qualche anno di più di questa ragazza, che vive a Bergamo, non vive a Molfetta, quindi tutte le mattine con 50 minuti di treno, anziché affittarsi una casa a 1000 euro, un letto a 1000 euro, e che prenda sto treno e da Bergamo vado a studiare. Non dobbiamo sempre fare delle operazioni di propaganda in mezzo alla strada e rompere anche i coglioni, come quelli che hanno di nuovo messo il carbone nero nella fontana dei quattro fiumi a Piazza Navona ieri, e basta con queste cose. Sappiamo che siamo in un momento difficile, ma insomma da lì a disturbare la quiete pubblica e dover richiamare l'attenzione del governo che ha troppe altre cose da fare, già sta perdendo tempo su un sacco di cose, evitiamo. Invece 10.000 persone l'altro ieri hanno salutato Barbara Capovani, la psichiatra uccisa dal suo paziente a sangue freddo alcuni giorni fa, quindi grande emozione nella città di Pisa per questa povera donna, giovane, cinquantenne forse, che è rimasta vittima delle follie di questo squilibrato, si può dire, perché squilibrato era. Ieri colpi di pistola in un mall del Texas, quindi di nuovo ci siamo, dopo la strage del bambino, ragazzino serbo di 13 anni che ha fatto l'elenco sul foglio di carta quadretti per far fuori i suoi compagni e ne ha uccisi 8, ecco questo è quanto, quindi voi capite che il mondo ha qualche problemino, altro che il ChatGPT. A proposito di ChatGPT, andiamo a poi a bomba sul cartaceo e andiamo a beccare di mercoledì il primo numero del Riformista diretto da Matteo Renzi, che chiaramente ci induce a presentare questa copertina nonostante sia ormai vecchia di giorni, ma voi sapete i giornali invecchiano presto, ma notizie come queste sono epocali. Quindi Sansonetti è andato a dirigere l'unità mentre Matteo Renzi ha aperto il suo primo numero diretto da lui con questa pagina: Napoli campione o miracolo di Spalletti. Io mamma de tu. Renato Carosone canta Napoli, a viso aperto, questo è il suo editoriale sulla spalla che qua leggete, che vi riporto rapidamente. Chi è il riformista, dice Matteo Renzi? Uno che non va di moda, perché oggi funzionano i sovranisti a destra, gli estremisti a sinistra e i populisti ovunque. C'è bisogno di riformisti in Italia e in Europa, prendo solo le parti evidenziate. Noi daremo spazio alle idee riformiste che vengano dagli amministratori del centro-destra e da Forza Italia. A proposito, un abbraccio a Silvio Berlusconi, o che siano espressioni del PD che non si rassegna alla svolta radicale, oppure del terzo polo, quali si è allungato il naso. Una palestra di idee, un luogo di libertà, e quindi ringrazio l'editore Alfredo Romeo e ringrazio Piero Sansonetti che si accinge a riportare in edicola l'unità, voce della sinistra scomparsa, e proveremo, dice, a far riflettere e anche a divertirci insieme al mio amico Andrea Ruggeri e a tutta la redazione, che voi sapete, Andrea Ruggeri di Forza Italia. Quindi siamo sempre al patto della crostata, al patto del Nazareno, l'ex democristiano Renzi, amicissimo di Silvio, che si mette a dirigere un giornale garantista diretto da uno di Lotta Continua, credo che Sansonetti da quella parte arrivasse, e si dice che chi ha paura del futuro è terrorizzato da ciò che potrà fare l'intelligenza artificiale. Io non riesco a vedere tutte le implicazioni che potrà provocare, vedo però tutti i giorni le implicazioni che provoca la stupidità naturale, e allora cerchiamo di fare del riformista un luogo dove far crescere le intelligenze, anche quelle naturali. Molto bene, intanto andiamo a rinverdire, perché qua è un pochino asciugato l'aria del mare, un red dot, voi sapete, purtroppo infatti con Bolzano non vi lascia tanto la possibilità di fare, come dicono a Genova, i belinoni, e quindi andiamo ad apprestarci a fare il terzo passaggio
è il passaggio di cortesia. Obliquo. Bene. Sì, ci sono diversi taglietti. Vediamo. Purtroppo è impietoso l'obiettivo di questa macchinetta, che non è niente di che, è un entry lever per vlogging, non è che sia chissà cosa, però comunque i particolari purtroppo di tutta l'età che io porto sulla schiena, cominciando da questi capelli scomposti, insomma, li evidenia. Quindi bisogna trovare un compromesso, ecco. Io credo che si possa considerare ben conclusa, sempre con questo aspetto un po' esitante che ho quando tengo in mano, poi condizionato anche dai danni, questo FATIP. Quindi se non fosse gentile, molto bene, è gentile, andiamo a sciacquare con acqua fredda e procediamo. Bene, molto lunghi i passaggi di risacquo, ma vanno messi a punto con impegno, perché anche il risacquo e la rinfrescatura dopo la rasatura sono molto importanti per rimanere nel tema. Tanto saluto tutti gli amici, saluto Alex, Alexio, Irrera, saluto Luigi dal 13, Matteo Preda, tutti gli amici dei canali, di tutti i canali che mi ospitano. Dalla Sicilia al Montefeltro, agli amici della pogonotomia, all'amico Marco Traverso, a tutti coloro, a Elisa, Elisa Betocchi di Pacciamama, e andiamo a vedere Stefano Iannacone su Domani, uscito oggi, Requiem per una monarchia, Forza Italia prepara la sua fine. Sapete che venerdì e sabato siete venuti in via Mecenate a Milano in una riunione in una sala che il mio amico Armando, che saluto, è andato a visionare di persona, dove si è anche tenuto un discorso con un Berlusconi messo un po' in sesto al San Raffaele con gli occhietti un po' piccoli, non ha proprio un aspetto favoloso. In ogni caso qua si parla, questo video che fa tirare un sospiro di sollievo, dicono, quantomeno dona un po' di tempo a un partito in crisi. Il futuro resta però segnato, non c'è una successione, non basta una convention per sedare gli scontri interni. Abbiamo degli scazzi memorabili tra l'ex capogruppo Cattaneo, il neo capogruppo Barelli, perché poi all'interno di Forza Italia, voi immaginate, grandi problemi economici. Paolo Berlusconi, fratello di Silvio, ha messo 100.000 euro, Silvio ne ha messi 400.000, insomma no, sono in mutande, però devono in qualche maniera rimanere. L'unico che naviga nella speranza di Antonio Tajani, ovviamente, il ministro degli affari esteri, che pensa di andare alla guida di un partito che però se non c'ha una lira è come avere una Ferrari e non avere la benzina da mettergli dentro, che Ferrari più non è, perché qua siamo ridotti all'8%. Quindi andando avanti, interessante, partiamo da purtroppo e poi andremo a sdrammatizzare. Questa è l'intervista che Michela Murgia ha rilasciato da Aldo Cazzullo sul Corriere di sabato. Mi restano mesi e adesso mi sposo, così potrò decidere il mio futuro. Michela Murgia è malata di cancro a 50 anni, un cancro al quarto stadio, che gli ha già colpito, partendo dai reni, il polmone, il cervello, quindi sa che non gli rimane molto. Vuole sposarsi, ma non perché vuole dare a qualcuno, dice vuole qualcuno, dare la possibilità di qualcuno che decida per me. Michela Murgia è stata un'icona della sinistra letteraria, spesso anche un po' svillaneggiata, e ieri Giorgia Meloni, perché lei ha detto, passo indietro, io spero di morire quando Giorgia Meloni non sarà più al governo. E Giorgia Meloni, con un gesto veramente, un colpo di coda intelligentissimo, in una foto dove si guardano insieme, dice: Michela, io conto di governare a lungo, come dire, vivrai anche tu a lungo. È una carità pelosa, perché la destra l'aveva attaccata su molte posizioni, quindi non so cosa dire, perché chi ammette la propria malattia. C'è anche un bel pezzo che ieri abbomba il nostro Paolo Crepet, ha commentato, come dire, che la Murgia porta in scena il dramma della morte che ci perseguita, la paura della morte che non ci vuole lasciare. Quindi vorrei vedere lui, si trovasse a 50 anni nelle condizioni di Michela Murgia, se avrebbe modo di replicare in questo modo veramente cialtronesco. Caro Paolo Crepet, vergognati.
E andando avanti invece andiamo ad alleggerire perché abbiamo questo interessante pezzo di Guido Vitiello sul Foglio di ieri e di oggi. Semplificatore di cose complesse, complicatore di cose semplici. E se solo applicassimo la regola di Cabilame, semplificare secondo la verità sarebbe una cosa intelligente. Cosa dice? Confesso per mesi che ho guardato e riguardato i video silenziosi del TikToker Cabilame, come si assiste a una pantomima d'usina o come Parsifal quando disfila davanti la processione muta di valletti e damigelle che ostendono simboli enigmatici. Insomma, intuivo che c'era una lezione da capire, un oracolo di qualche tipo da decifrare, ma non avevo idea di quale fosse. Cabilame lo sa, grosso modo, chiunque abiti sul pianeta Terra, nei video che lo hanno reso famoso, segue sempre una classica ed elegante struttura in tre atti. Guarda un tutorial in cui si danno macchinosissime istruzioni per compiere un'operazione banale, tipo sbucciare una banana, infilarsi le scarpe, aprire una lattina o versare una bibita. Poi compie la stessa operazione nel modo più ovvio e diretto. Infine, con uno sguardo perplesso, e con un gesto illustratore dei palmi delle mani aperte, sottolinea la vacuità della complicazione non necessaria. Fine. Così? È così che fa? Senza dire una parola. Cabilame ha trovato a 20 anni il Santo Graal. Ha scoperto cioè la legge fondamentale che regola il funzionamento della nostra civiltà in un numero di ambiti in preoccupante aumento e che produce per sovrammercato ogni sorta di mestieri inutili, gadget inutili, manuali inutili, attivisti di Instagram inutili, riunioni lavorative inutili, comitati inutili, master inutili, training aziendali inutili, scuole di scrittura inutili, fonemi inclusivi inutili, neopronomi inutili, decostruzioni inutili, fattispecie giuridiche inutili. Commissioni parlamentari inutili, leggi inutili, interventi di assistenza sociale inutili, psicoterapie inutili, settori accademici inutili, burocrazie inutili o comunque più inutili del solito. E per concludere, si dice: chissà che le guerre politiche degli ultimi anni non si possono leggere anche così. Un duello esasperante tra i semplificatori di problemi complessi e i complicatori di questioni semplici che si cambiano costantemente di posto nello schieramento politico. Che sogno sarebbe, per esempio, un video di Cabilame sull'Ucraina con tanto di gesto delle mani aperte da montare in coda a ogni intervento di professori complessi da talk show. Diceva Leonardo Sciascia che il compito dell'uomo di lettere, ma io aggiungerei il compito di chiunque sia chiamato a usare la ragione, si può riassumere in un motto: semplificare secondo verità. Cabilame ha formulato la stessa regola aurea con un gesto silenzioso e anche solo per questo merita di essere diventato milionario. Bene, questo è il punto che vi farà riflettere. Andiamo adesso a concludere questa rasatura con questa novità, diciamo, tecnologica, che spero vi sia piaciuta. Datemi poi chiaramente dei suggerimenti, anche ditemi se devo tornare alla mia vecchia GoPro Hero 4 che avevo preso con i punti del prosciutto rovagnati quando avevo un negozio di alimentari, quindi era stato un bel regalo. E per andare avanti, sempre in linea cella, sempre della scatolozza del nostro Vincenzo, prodotti che non avrei mai acquistato, devo dire, ma non per sfiducia. Andiamo con questo colorino ambrato che vi faccio vedere, in cui mi ci vedo attraverso, ascoltare sulla pelle questo previsto alcolico schiaffo meneghino, che potrebbe essere quello che sentivate già negli anni 60 durante le riunioni di Falck e poi dopo di Tronchetti Proverdi, grandi manager dell'industria milanese, quando si trovavano nelle grandi sale delle banche commerciali, magari a Mediobanca, magari anche nella banca di Sindona. Forse sentivate già Cella, che era nato soltanto 60 anni prima, schiaffeggiare visi noti. È una meraviglia, devo dirvi, a volte i prodotti che sembrano e si ritengono commerciali sono noti e conosciuti per essere fatti bene. E mentre lasciamo evaporare attraverso un'operazione, se vogliamo, di forzatura con il nostro asciugamano colore tortora, che serve anche a spandere nell'aereo questo profumo, che cercherò di recensire, perché come avete ragione, io non recensisco mai niente, tant'è che mi è stato detto di azzardare sul dopobarba Mirzol dell'altra settimana, una recensione che ho cercato di fare tra mentolo e limone. Questa io la ritengo una classica mentolata, forse. Comunque aloe vera certamente restituirà un po' di restauro anche al mio viso di 57enne, ahimè, impietosamente ripreso dall'occhio
dei 4 terzi della Lumix G100 e prima di concludere però vi ho tenuto due cosette, perché tornando agli anni 70, a questo famoso mondo industriale, la politica, la ricostruzione industriale, il potere politico di quegli anni, mentre la mano si è asciugata dal cella, io riprendo al volo un volume che vi avevo già presentato di Miguel Gotor, uscito pochi mesi fa, Generazione 70, storia del decennio più lungo e del secolo breve, 1966, anno in cui nacqui, 1982, fine diciamo della strategia del terrorismo. E riprendiamo una pagina in cui il buon Gotor, bravo scrittore, niente da dire, racconta di quando Giulio Andreotti prese veramente in mano il potere, no? Ed era il 26 giugno del 1972 e si varava il suo secondo governo, che poneva fine ai governi di centro-sinistra degli anni 60. E si dice: dopo un'ascesa durata 27 anni, un arpione e un rampino dopo l'altro, Andreotti era riuscito a conquistare l'agognata vetta nazionale, scalando il versante destro della montagna italiana. Da quell'altezza, la sera del 26 giugno 1972, mentre forse era affacciato in vestaglia da camera alle finestre del suo appartamento romano, da cui con un solo colpo d'occhio si potevano abbracciare la cupola di San Pietro illuminata, il lungo filare di luci di Via della Conciliazione e la maestosità di Castel Sant'Angelo, Roma e l'Italia intera, finalmente brulicanti ai suoi piedi, dovettero apparirgli distruggente, feroce e ingovernabile bellezza. Chissà se pensò che suo padre, di cui non aveva fatto a tempo a serbare il ricordo di una sola carezza, sarebbe stato fiero di lui. Queste sono pagine di Storia del Potere. Meditate come è cambiato il potere, che non è cessato, è aumentato, solo finito in mani diverse. E allora, per concludere, visto che non avevo giornali cartacei, allora cerco di difendermi con qualcosa, parlandoli anche di foto, Gianni Berengo Gardin, per Eletta Editrice, Dentro le case, questo volume di foto bianco e nero scattate per l'appunto qua da Andreotti, dalla sua casa di Corso Vittorio Emanuele, se vi interessa sapere, vi dico anche a che numero, guardava Roma ai suoi piedi. Berengo Gardin fotografava, forse, anzi in case romane certamente, queste immagini di eleganti signore con vestiti anni 60, uomini, una donna si sta guardando in uno specchio sistemando la conciatura, in questa accanto una donna molto semplice che oggi definiremo acqua e sapone, in una casa che non esibisce nessun tipo di orpello tecnologico se non delle porte meravigliose, delle applica ai muri. E guardate anche lo stile di come erano le signore in quel tempo piuttosto che oggi, con quel che vediamo in giro del ciarpame umano, di cui dovresti anche un po' vergognare, passatemi, ma non è colpa dei giovani, è colpa dell'ignoranza dei loro genitori. E andiamo avanti, perché ho isolato anche queste stesse persone che magari, finita questa festa, si recavano nella loro casa in campagna. Molti romani avevano case in Umbria. Guardate questa immagine di questa sala con un biliardo, guardate la cura delle luci sopra il biliardo, i quadri, i sei quadri, i sette quadri messi ad angolo dopo questa volta accanto al biliardo, le travi di legno classiche delle case umbre, e qua invece dopo, su una bella cassapanca, un televisore. Questa è una foto del 1970, non c'era neanche la televisione a colori, e quindi Gianni Berengo Gardini ha scattato questa immagine per tramandare ai posteri la bellezza del nostro paese e la semplicità delle cose belle di quel tempo. Io vi ringrazio di essere stati fin qui con me, vi auguro una buona giornata di sole e di serenità, da Andrea e da Domenica. Che barba! Ciao!